Figure come quella di Francis Bacon rappresentano giganti dell'arte, senza tempo. A lungo considerato figura di spicco nell'Europa postbellica, la sua pittura a olio espressionista, con il colore applicato a pennellate perfette e potenti, lo collocano tra grandi artisti come Tiziano e Rembrandt. Painting 1946, che avremo modo di conoscere meglio in questo video, riassume bene lo stile dell'artista. Bacon, fatta eccezione per pochi disegni, si è dedicato esclusivamente alla pittura, costruendo uno stile unico. Ci turbano e affascinano le sue figure tormentate, ritratte in pose di dolore e angoscia. In un'epoca in cui la pittura stava perdendo popolarità e vigore, l'artista introdusse un elemento di innovazione totale. Il sesso e l'omoerotismo furono due grandi fonti di ispirazione per Bacon, che in effetti fu una figura molto controversa. Ma quali sono le caratteristiche del pittore? Per Bacon era fondamentale dipingere tele di grandi dimensioni, in cui i colori delicati e tenui delle sue tele grezze trasparivano ed emergevano in alcuni punti. Proprio come accade in quest'opera, che fu acquistata dal MoMA grazie alla visione lungimirante di Alfred Barr. Qui ritroviamo tutti gli elementi che avrebbero ossessionato il pittore per il resto della vita. La testa staccata dal corpo, la carne nuda, l'ombrello aperto, la bocca spalancata, le corde penzolanti, ma anche la struttura simile a una gabbia e il colore pastello dello sfondo. Un caos creativo che in effetti rispecchia lo stesso disordine del famoso studio al numero 7 di Rees-Mews a South Kensington. Una curiosità. Pare che quando Bacon vide il quadro esposto a New York, anni dopo averlo dipinto, non fu contento della sfumatura rosa che aveva assunto il colore con il passare del tempo. Chiese allora ai curatori del museo di poterlo rimaneggiare, ma ovviamente glielo impedirono. In fondo molti artisti non sono mai soddisfatti del proprio lavoro e tornerebbero spesso a ridipingere la stessa opera, alla ricerca della perfezione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!